il punto cruciale di tutto è che a fine guerra, nel 1945, di Cefalonia le autorità militari non sapevano niente di quello che era successo. Tanto è vero che nel 1948, a ottobre, fu mandata una missione militare a Cefalonia per vedere di ristabilire un pochettino la verità su quello che era avvenuto. E naturalmente questo avvenne nel 1948, dopo 3 anni dalla fine della guerra, nonostante l'ostilità del governo greco, che ancora verso di noi era risentito perché ci considerava degli invasori, eccetera, eccetera. Comunque poi si riuscì a ottenere questa lasciapassare. Di questa commissione militare che andò a Cefalonia nel 1948, faceva parte il tenente colonnello Livio Picozzi, il quale Livio Picozzi stese al ritorno dalla missione, che durò una decina di giorni, parliamo di ottobre 1948, due relazioni sui fatti, che presentò allo Stato Maggiore. Presentò prima al capo dell'ufficio storico, che a sua volta le presentò allo Stato Maggiore. Queste due distinte relazioni riguardavano una i fatti di Cefalonia e l'altra era testualmente, e l'altra diceva testualmente relazione sulla attività a Cefalonia del capitano Renzo Apollonio. In queste due relazioni il tenente colonnello Livio Picozzi raccontò per filo e per segno quello che era avvenuto a Cefalonia. Raccontò praticamente tutti i particolari che io sono riuscito a recuperare in tanti anni, li aveva già precisati lui a ottobre del 1948. In particolare, uno bisogna che lo dica prima che me ne dimentichi, in particolare riguardo al numero dei caduti tedeschi, il colonnello Picozzi fece una osservazione che dalle ricerche esperite, dalle tombe esistenti a Cefalonia, dai contatti avuti anche per altre vie, il numero dei caduti tedeschi era di circa un'80ina di uomini. Quindi, se fosse vero, tra l'altro, che noi avemmo 10-11.000 caduti, avremmo provocato, con tutta questa scelta di combattere di cui si parla tanto, questa voglia di morire, perché addirittura era una consapevole scelta volontariamente di scegliere l'olocausto, avremmo provocato ai tedeschi 80ina di morti. Quindi, se fossimo stati armati con lance, frecce o con sassate, forse ne avremmo ammazzati di più, sempre che fosse vero che noi eravamo che siamo morti in 10.000 e che avevamo tutta questa voglia di farci ammazzare, di morire per fondare la Costituzione, come hanno addirittura scritto recentemente alcuni, non dico chi, non li qualifico, alcuni. Quindi stiamo veramente brancolando nella follia. Su Cefalonia, la relazione del colonnello Picozzi, presentata al generale Luigi Mondini, che era allora capo ufficio storico, e da questi inoltrata allo Stato Maggiore, sapete quale risultato ottenne? Che il capo di Stato Maggiore, che se non erro all'epoca era il generale Aloia, di fronte a tutta questa massa di notizie che smentivano da un lato il mito di Cefalonia, da un lato mettevano in ridicolo addirittura la pretesa resistenza, perché provocare 80 morti, che poi 80 è il numero massimo, perché si è parlato pure di 35, quindi stiamo proprio nel campo della buffonaggine, di fronte a questo decise di archiviare il tutto. La relazione Picozzi venne messa a dormire negli archivi militari per 50 anni. Dopo 50 anni
a fine nei primi anni 2000 l'ho rintracciata io. Tanto è vero, durante le mie ricerche annuali all'ufficio storico, tanto è vero che quando cominciai, la vidi e cominciai a leggere le prime pagine, ebbi un sussulto e mi chiesi: ma forse l'ho scritta io questa e non me ne ricordo. Mentre invece l'aveva scritta il colonnello Picocci 50 anni prima. Quindi questa è la. Oh, andate a chiedere a qualche membro delle forze armate se esiste, se è a conoscenza di questa relazione, anzi di queste due relazioni del tenente colonnello Livio Picocci sui fatti di Cefalonia e sul capitano Pollock, vi risponderà che non ne sa niente. L'hanno tolta di mezzo, o in buono o in mala fede l'hanno tolta di mezzo. Quindi dire queste cose da parte del sottoscritto significa attirarsi l'odio mortale di tutta una banda di irregolari, di quelli sì, franchi tiratori, i quali mi odiano perché ho detto la verità. Questa potrebbe essere chiamata l'altra verità. Io sono propenso a dire, non perché voglia fare Cicero pro domo, ma questa è la verità sui fatti, diceva, perché non è che l'ho scritta io, l'hanno scritta altri e io ho ripreso i documenti. L'ufficio storico dello Stato Maggiore è una miniera di documenti sui quali stranamente poco si indaga e le prime che dovrebbero farlo sono le forze armate. Io di questo mi sono sempre meravigliato, come le forze armate non abbiano mai messo in luce, per esempio, questa gravità di un ordine di resistere mandato al comandante di una divisione senza che esista uno stato di guerra contro la Germania, contro il paese contro il quale deve resistere. Quelli erano ancora alleati. Diceva, i tedeschi erano cattivi, assassini, ma quello che vogliamo, ma erano alleati. E fino a che ci ha fatto comodo, che ci avevano salvati da una figuraccia in Grecia, erano intervenuti, ci hanno fatto comodo. Quando la cosa ha cominciato a vacillare, allora sono diventati cattivi, eccetera.